come ogni volta, un paio di bestemmie e si torna indietro perché ho dimenticato la mascherina. Ogni volta. Ciao, ho selezionato pagamenti, in teoria dovrebbero essere ultra veloci. Che figata, allora non sono riuscito a filmare perché vabbè non mi pareva neanche il caso. C'era un rilevatore termico, no? A riconoscimento facciale che ti dice la temperatura di ogni persona. Cazzo, figata. Vabbè, il gastroenterologo ha detto che sembra che non devo morire. In ogni caso c'è da fare anche un controllo del sangue per via della mononucleosi che ho avuto, che mi ha sballato un po' i valori. E basta, vabbè così. Amore! Avevo paura che mi morisse al caldo, allora gli ho lasciato una finestra aperta qua. E l'altra lì dietro, sì. Invece no, devo dire che... Guarda qua, 20 gradi. Curo questo CP! Curo questo... questo CP! 1,75, ti pare che non faccio altri 20 bomboloni? Che mi faccio ultimamente un euro di benzina e 20 di gasolio, va che è un sciopetone, più che altro i bassi giri, agli altri secondo me non cambia niente, ma i bassi giri ragazzi. Poi non ho mai capito se questa qui è una piccola area camper, guarda c'è anche la corrente, non riesco a capire. Oh, guarda, lo scarico. Dai, Amy, dai, brava. Dai, ah sì, ti ricordi te adesso. Bravo cane, bravo, fermoli. Sì, fermala, vai dentro che te la faccio bella cane. Non volente ovviamente. Tranquillo cane, morto mai nessuno. Nessuno morto, fammi pensare. No. Ah che bello, ah bello cane. Ah che bella quieta calda. Che bella, ah quieta calda. Cioè praticamente alla fine gira e rigira era un buongiorno Italia. Cos'è? Non ho la minima idea. Scopriamolo assieme. Assieme a KCP. Assieme a apertura stile Apple. Paf. Quindi abbiamo un foglietto, un cavetto USB, ma non solo, stavolta esageriamo. Abbiamo anche questa cosina qui. Che cos'è? Cuscale. Prima di scoprire cos'è questa cosa, possiamo vedere che ci sta nel palmo di una mano. Qua vedo che c'è il pulsantino di accensione. A fianco l'ingresso per il cavo USB che serve per la ricarica. È molto leggero, nonostante ci sia scritto che ha una batteria al litio che gli consente di funzionare per un paio d'ore circa. Cos'è? Mi direi tu. Un purificatore d'aria! Vediamo qua le caratteristiche. Oh, che simpatico! Mi è caduto subito l'occhio, no? Perché c'è la tabella, no, che ti dice cosa fa fuori, cosa purifica, eccetera. Lo Staphylococcus albus. Sai che Singano, essendo VIP, non essendo plebaglia, ha preso lo Staphylococcus aureus. Qua invece è l'albus, è roba un po' più da poeretti. Però sto Staphylococcus da poeretti come tasso di uccisione è segnato 99,94%. Pensa, con sto picio forse potevo risparmiarmi tutti gli antibiotici che mi sono preso, non lo so. Purtroppo non lo so, non potrò neanche saperlo, perché voglio dire, che prova posso fare qua? lo accendo, ma non lo so, un ambiente anche un po' grande, non credo proprio che copra l'ambiente di un camper, o meglio, non credo che in una recensione posso darti dei risultati, quindi insomma sembra una cosa anche abbastanza farlocca. Power bank, sterilizzatore, proviamo comunque. Cavetino USB, no? È anche bello lungo, dai. Tac, infiliamolo anche nel power bank. Tac, qui mi lampeggia di rosso, immagino, deduco che indichi la carica, tengo premuto a lungo. Ecco, lo sento. Lo senti? Ti dirò, emana quell'odore tipo da cloro, tipo. Fammi vedere. Luce rossa per casa, luce verde per auto. Luce rossa per casa, giustamente, siamo a casa. Tipo sterilizzatore al plasma a basse temperature. Non lo so, che strana sta roba. Una ventola a 5.000 giri al minuto, che sono tanti, perché insomma 4.000 e qualcosa girano gli hard disk dei portatili, dei notebook. Non fare come Singano, prima dell'uso lasciare caricare la batteria per circa 3 ore. Per la serie, non fatelo da casa. Durata di utilizzo. Lo sterilizzatore ha una durata senza alcuna manutenzione, non utilizza filtri, maioni di T02
Specie l'idrossile HO di anni 5 pari a giorni 1825 con uso continuo attivo 24 ore su 24. Ora in un uso normale diciamo 10 ore al giorno, per esempio in auto, ha una durata di 12 anni. Non lo so Italia, è una cosa un po' nuova per me. Sento, non so come fa a produrre questa cosa perché ovviamente non sono del mestiere, non so cosa sono questi ioni, però l'odore che rilascia sì, è quell'odore un po' di pulito, ossia di tipo quando passi certi detersivi, hai capito, certi prodotti per la casa. Sì, quell'odore un po' tra virgolette da cloro, no? Che poi sterilizzi realmente, quello non te lo so dire, però effettivamente ti dà questo odore, ti cambia un po' questi odori. Ciao, vedremo nei prossimi giorni Italia. Fermo. Singano una ne fa e 100 ne pensa. Vieni con me. E ho scoperto io come fare per testare questo steril vita, questo sterilizzatore a ioni di carbonio, porca miseria. Dimmi CP. No, non svelare già tutto, non spoilerare la soluzione. Esatto, dentro l'armadio del CP, aspetta, ti spiego prima di aprire. Allora, dentro l'armadio del CP ci sono le mie ciabatte, che per carità dovrebbero essere innocenti sotto un certo punto di vista, e i capottini e i guinzagli del CP, che insomma per quanto io tenga pulito e lavi, comunque è roba di un cane, quindi dentro qui al chiuso puzza, te lo garantisco. Quindi ho lasciato quello sterilizzatore un'oretta, forse anche un po' di più di un'oretta qui dentro. Adesso aprirò velocemente, butterò dentro il naso e annuserò per dirti se l'odore era quello di prima, e fidati che me lo ricordo. 3, 2, 1. Porca puttana. Allora, quanto purifica l'aria? Questo non te lo so dire Italia veramente, perché ci vorrebbero degli strumenti. Però quanto toglie gli odori, ti garantisco che è una cosa pazzesca. Diciamo che oltre a toglierli, però, come ti anticipavo prima, ti lascia questa specie di odore tipo di cloro, una roba del genere, hai capito? Più o meno, per farti capire il tipo di odore. Comunque è quell'odore che di solito sanno certi tipi di candeggina, certi tipi di detersivi. Ciò, mi avevano detto che non è nocivo da tenere acceso con animali e persone. Sentilo. Beh, il rumore è quasi nullo. Sì, confermo, sa proprio da cloro. O è il mio naso un po' così, però sa tipo da cloro. Comunque, l'odore della roba di cane l'ha rimosso completamente, quello sì. Italia, che dire? Sono cose che o credi sulla parola o non c'è altra soluzione, perché su internet qua così di solito una cosa o si vede, ma non è che puoi anche sentirla. Quindi, o ti fidi di Singano che ti dice che gli odori li toglie veramente in maniera più che egregia, veramente, cioè è una cosa incredibile, oppure quando ci si trova da qualche parte te lo faccio provare, quello sì. Guarda che io ho accettato, diciamo volentieri, di fare la recensione anche per curiosità, soprattutto perché era con l'alimentazione in USB, però sinceramente non gli avrei dato nulla, nel senso che come fa un strafante così piccolo in USB a purificare l'aria, o perlomeno, che quello è il test che abbiamo fatto noi, quindi la realtà delle cose dimostrata, almeno dimostrata a me stesso, che toglie gli odori. Come fa? E invece fa. Poi non so se esagerano, perché qua nel foglietto c'era scritto che la modalità auto è circa 3 metri cubi, mentre la modalità casa, che è quella più potente, è 30 metri cubi. Pulmin, sei meno di 30 metri cubi, te? Sì. Emi? Sì. Amore, cosa dici? Quanto costa? Non ne ho la minima idea, ti lascerò poi tutti i link in descrizione. È una ditta italiana che lo vende, quindi non sono le solite, diciamo, cinesate da Amazon. Ti dico, niente, veramente Italia, sono rimasto sbalordito. Sbalordito, ripetiamolo per l'ennesima volta, per la capacità di rimuovere gli odori. Anche se la sua funzione sarebbe quella di purificare l'aria. Continuerò comunque a tenermi anche l'altro, quello grosso, perché quello grosso fa anche da cattura polvere, e sai che avendo un cane e tutte le schifezze in Alcantara, mi è utile anche quello, insomma, ecco, che aspira tutto il polvere che c'è nell'aria. Il polvere. Aggiornamento. Sono uscito fuori col CP per darle da mangiare, no? Quindi rientro dentro e senti sto odore da pulito, da quella cosa, da quel strafante che sta funzionando, che l'ho messo lì davanti, qua in parte al modellino. Quindi ti dico che
Se dovesse fare quello che sta facendo adesso, anche fra una settimana, un mese, un anno, è una cosa veramente pazzesca. Dico questo perché è vero che quello grande è completamente diverso, cioè non è agli ioni di carbonio, quelle cose lì. Cosa è sta roba? Leggi, leggi, leggi. Ioni di TiO2, specie l'idrossile HO. Non lo so, Italia. So che l'altro dopo un po' non ha più dato quella sensazione, quell'odore di pulito, ok? Certo, ovviamente continua a catturarti la polvere, è chiaro. Però, cioè, questo piccolino dà molto più. Cioè, questo piccolino ti dà molta più impressione di pulito e pulizia anche a livello olfattivo rispetto a quello grande. Ripeto, vedremo, oh, vedremo con i prossimi giorni. Ragazzi, la recensione finisce qua. Però, siccome una cosa che veramente mi ha stupito, anche perché non avevo proprio zero aspettative, te l'ho detto fin dall'inizio di questa robetta, avevo zero aspettative. E siccome mi ha stupito, vedremo più avanti, cioè non tanto i prossimi giorni, ma vedremo i prossimi mesi cosa succede. Anche perché c'è il CP, quindi sì, noterò le differenze in una maniera pazzesca e mi sarà molto molto utile proprio per via del CP. Esatto, che è un CP puzzone. Non tutti possono capire, è un cane anziano, ha avuto la pancreatite, in più è un pitbull, quindi alita molto, ok? Perché ha il battito cardiaco un po' più accelerato degli altri cani, quindi è più attivo, quindi alita più degli altri cani e quindi puoi immaginare che puzza e che aria irrespirabile ci sia dentro a un camper. Diciamo che vivere con un pitbull così dentro a un camper è un'impresa veramente epica. Io lo faccio per amore, perché è il mio cane, quindi amore è anche sopportazione, anzi, amore è soprattutto sopportazione, sopportazione dettata dal volere il bene altrui, ossia della persona amata, ossia del CP puzzolente. Però, ragazzo, è veramente tanto dura. Eccolo.